cosa succede? All'improvviso un privilegio finisce. No, non ammetti che è un privilegio e fai ricorso, dai. Patrizia dalla provincia di Como, dai. È incredibile, guarda, è incredibile. Oh, dimmi, Patrizia. Finalmente, dimmi. Finalmente. Buonasera a tutti. Dimmi, ciao a tutti. Dimmi. Parlando di grillini, eccetera, tiro fuori una mia opinione. Per me, chi ha votato questo governo sono solo persone ignoranti, stupide, perché chi appena appena aveva un po' di istruzione non l'ha votato. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, non ho capito. Tu che ti senti più istruita di quelli che hanno votato 5 Stelle o Lega? Non ho capito. Cioè, per te gli elettori di 5 Stelle e Lega sono stupidi rispetto a te. Ma chi cazzo sei? Le pene di determinati reati, io non sprecherei nemmeno tempo e soldi per i processi e i pedofili, eccetera. Cioè? Ma li darei immediatamente alla folla. Ai carabinieri, mentre li arrestano, sfuggono folla ci pensa. E tu saresti quella che giudica gli elettori di 5 Stelle e Lega stupidi. Cioè, la cosa incredibile è questa, no, Davide? Fammelo dire stavolta, no? Cioè, gli elettori di 5 Stelle e Lega sono stupidi, la signora Patrizia dalla provincia di Como, che si picca di essere superiore intellettualmente agli elettori di 5 Stelle e Lega, sostiene che i pedofili, per esempio, o autori di altri reati, debbano essere lasciati alle folle per essere magari lapidati, dai. Baby, un cazzo. Prova a pensare se dovessero violentare tua figlia o tua sorella. Ah, sta buono, Giuseppe. Ma cosa vuol dire, Patrizia? È evidente che ha ragione Davide su questo. Che è abbassato sta stronza, richiamatela, va. Leonardo, ma che è giusto, ma è una matta totale, manco l'hai attaccata tu. Provocazione, ha fatto una provocazione. Leonardo da Milano, sì. I pedofili vanno lasciati alle folle. Ma perché? Magari molti sono d'accordo, però Leonardo, fatto una provocazione, per me devono allucinante. Stare in carcere tombati vivi. Te lo posso dire come la penso io? Uno che commette un atto di pedofilia, come è successo a quello di Benevento altro, va tombato vivo in carcere. Vivo in carcere, tombato. Leonardo da Milano, chiaro, altro che 10 anni, permessi e di riabilitazione. Ma di che parliamo? Hai distrutto famiglie, hai distrutto vita, eccetera, tombato in galera. Leonardo da Milano, vai. Io sono di Liberi Uguali, però liberi uguali. Dico una cosa, non so cosa sia. Se avessero violentato, no, Liberi Uguali, come non figlia. Sai cos'è Liberi Uguali, c'è ospite ogni sera, ma c'è ospite ogni sera, cosa? Gente di Liberi Uguali, scusa, c'è tutta una cosa. Se uno fatta. Dovesse ho detto violentare mia figlia, non ho idea io. Leonardo, se uno dovesse, dai, se uno dovesse, se uno vabbè, violentare mia figlia, probabilmente gli farei violenza, lo ammazzerei. Tu sei un caso più unico che raro, un elettore di Liberi Uguali è anche difficile trovarli con l'anternino, bisogna andare a trovare. Comunque, ecco appunto. Leonardo, con tutto rispetto. Allora, detto con tutto rispetto per la tua vita civile, no, ma poi mi sarei consegnato. Io l'avrei ucciso e poi probabilmente mi sarei consegnato. Tanto la mia vita, cioè tu già da stata elettore rovinata. Boldriniano ammazzeresti il pedofilo di tua figlia. Vabbè, questo però su questo però ha ragione David, devo dirti la verità, cioè è chiaro che un genitore approva un sentimento io non sto giustificando quello che è successo. Chi è stato deve essere arrestato, però capisco che un genitore va bene. Allora, arrivare... Patrizia, non ho capito che hai fatto, hai abbassato il telefono prima, hai chiuso? No, è caduta la linea. Ho detto sono in una zona dove cade. Ma io non ho capito, tu veramente lasceresti un pedofilo alle folle? Alla vendetta certo. Delle folle, cioè, sperando che gli tirino un po' di calci sulle gengive e che lo ammazzino, una specie di lapidazione pubblica. Rimanga lì molto, molto storto, molto storto, e ci pensa un'altra volta. E quello è a prescindere. Beh, ci pensa un'altra volta, magari poi scappa comunque, no? I leghisti, vabbè, glielo tagliano via, ragazzi. Ah, glielo tagliano via, tu dici. Adesso glielo danno al gatto, però a prescindere. Signora dal fatto Patrizia, che... della provincia di Como, caro De Vito, con questa voce così, come dire, no? Così, come dire che? Così, no? Dolce, no? Dolce magari no, ma insomma con questa voce così tenue, così rotonda, vorrebbe tagliare il pisello, anzi vorrebbe che la folla tagliasse il pisello al pedofilo. Non mi stupisce che una persona... Perché... Comunque, come ha detto il ragazzo prima di me, la telefonata prima di me, comunque la mia vita sarebbe finita se dovessero fare una cosa del genere a mia figlia. Quindi lo ammazzo io e la folla può stare con me. Determinati processi, è inutile farli, è inutile farli. Cioè, io sono una mamma di una figlia di 28 anni che... lavorando con gli artisti delle volte rientra di notte e ho il panico, c'ha l'antirapina in tasca perché ho paura di cosa le può accadere.
dici, beh, 28 anni non si sa difendere. Beh, insomma, se hai paura di uno di 28 anni, amica mia, sì, sì, per carità. Ma, no, ma chiunque, ragazzi, ha paura, d'accordo, mamma, per carità. Vabbè, ho capito, ma questo mamma, che vuol dire? Anch'io sono padre e anch'io... Sì, non però non paura? È che penso... Ma no, no, francamente no. Non ho paura, mia figlia è ancora piccola, ha 13 anni, però non è che ho paura di uno... Uno può avere tutte le paure, sono legittime le paure, però non mi viene in mente che qualcuno possa stuprarlo, mi sbaglierò, è così. Attenzione, e io non sono una razzista. Io non ho votato né Lega né 5 Stelle. Infatti consideri addirittura stupidi quelli, ma secondo me hai detto una cazzata molto più grande di no, te. Con Giuseppe, ma sì, perché hai detto una cazzata, dai, su, dallo impasto alle folle, dai, e poi giudichi, te l'ho già detto, e poi giudichi stupidi, imbecilli, quelli che, dai. Li giudico anche razzisti, li giudico razzisti, a me questo governo fa paura, è un governo pura. Che non ha umanità. Ma tu lo vedi non come cosa? E tu invece ce l'hai che vuoi dare impasto alle folle pedofili? Ma certo, che è incredibile questo. Ma ci ritiamo. Se dovessero toccare mia figlia. No, ma tu l'hai detto in generale, non riferito a tua figlia. Tu l'hai detto in generale. Fino a un certo punto gli esempi personali. L'hai detto, aspetta, i pedofili come quello là di Benevento andrebbero dati impasto alle folle. Cioè i carabinieri dovrebbero arrestare e poi lo dovrebbero dare impasto alla gente, che significa una specie... Sì, determinati reati. Sì, esiste. E non sono una razzista. Sono una persona. Sei una deficiente, però scusami. Va bene, grazie. Oh, amore, tesoro. Ma non c'è nulla di strano. Se chiama qui, ma è cara, per forza. Ma no, ma che c'entra se chiama qui? Ma ha fatto bene a chiamare. Che c'entra? Non è quello il punto. Sì, benissimo. Sto dicendo semplicemente una cosa: se uno dice questi qua andrebbero presi e dati in una cosa che dici ci vorrebbe la pena di morte per i pedofili, e uno dice: beh, la pena di morte per i pedofili è una discussione. Ma prenderlo un pedofilo e darlo in pasto alla folla, poi quale folla? Non è che stiamo ai tempi in cui la folla si raduna per lapidare un pedofilo. Esatto. Cioè, non è che non esistono più queste cose. Ma in che mondo viviamo ormai? Ma che immagine è? Ma cosa il popolo, mondo? La gente, aspetta, diglielo, aspetta. Diglielo. Com'è, in che mondo viviamo? Non ci sono più le quattro stagioni, non si trova un posteggio neanche a pagarlo. Cioè, ma cosa c'entra in che mondo viviamo? Ma diglielo, Patrizia, diglielo che non conosce il quello popolo. Che non conosce quello che succede tra la gente, i sentimenti di paura, di terrore, l'incertezza. Io apro le porte ai migranti. Va avanti e indietro tra la 7, Radio 24, gli studi, eccetera, ma la gente non la tocca con le mani, manco io, devo dire la verità. La gente non la vede mai. Ragazzi, ciao, scusate, ciao, ma mi attendono ciao. A tavola. Ciao, ciao Patrizia.